Buongiorno fanciulle, buongiorno fanciulli, messaggio di oggi. Vediamo che cosa le nostre carte, e ne abbiamo tantissime, vogliono comunicarci. Io direi di inquadrare un attimo l'argomento. Cerchiamo di capire se parleremo d'amore, di lavoro, di crescita personale, che poi in realtà tutti questi argomenti sono strettamente connessi e collegati, perché tutto ciò che ci blocca, ci fa soffrire, che ci dà gioia comunque, rappresenta in un certo qual modo un po' il combustibile. Sì, diciamo il combustibile alla base di tutto ciò che faremo nell'arco della giornata e dei giorni a seguire. Senza combustibile non si va da nessuna parte. Quindi parleremo di un atteggiamento sul chi va là. Stiamo osservando, guardando, però non sembra esserci un nemico, siamo piuttosto tranquilli all'interno del nostro stesso accampamento. Non ci stiamo muovendo, quindi noi partiamo dal fatto che abbiamo interrogato le carte chiedendo di noi. Ovviamente, come accade per le poesie, romanzi, film, una canzone, ciascuno di noi, pur ascoltando lo stesso testo o leggendo lo stesso testo, beh, sentirà vibrare delle corde diverse nel proprio animo, perché ciascuno si interfaccia con il messaggio che giunge sulla base della propria esperienza e del proprio vissuto, di quello che sta ascoltando e sentendo dentro di sé in questo preciso momento. E questa è cosa ovvia, basti pensare al modo in cui avete, non so, letto, interpretato una poesia da piccoli a scuola e poi una poesia d'amore struggente crescendo, cioè dopo una delusione o in un momento di gioia profonda. Quindi si è sul chi va là, non si lascia trapelare molto. L'unica cosa che effettivamente state condividendo, se c'è dall'altra parte qualcuno che osserva, è la direzione del vostro sguardo. Siete a caccia? Beh, più che un cacciatore, comunque l'immagine è quella di un militare, quindi state cercando di difendere dei confini o state cercando di comprendere se dall'altra parte qualcuno vuole invadere i vostri confini. Quindi magari non siete voi in atteggiamento di, non so, attesa, cioè devo fare io un passo per raggiungere te, ma avete l'atteggiamento di chi sta cercando di comprendere se dall'altra parte c'è qualcuno che aspetta il momento giusto per fare un passo verso di lui, verso di lei, cioè verso di voi. Fedeli nei secoli ad un dolore antico che tocca il cuore e la sfera dei sentimenti, strettamente legata alla sfera della sessualità, ma non c'è guinzaglio, non c'è catena, effettivamente siete libere e liberi. Bisogna però metabolizzare e lasciare dietro le spalle sia la difesa, sia l'aggressività e sia il lutto. Quindi questo cagnolino non è assolutamente aggressivo, così come il nostro militare non ha l'atteggiamento di qualcuno che vuole minacciare qualcun altro. Però è vero anche che non abbiamo abbandonato interiormente questo cimitero, questo angolo di cimitero. Vediamo perché. Probabilmente si tratta di un amore importante, abbiamo una corona qui sulla tomba, quindi forse un coronamento antico di un qualcosa in cui avete creduto tantissimo, magari questa persona vi ha tradito, oppure se n'è andata semplicemente, c'è stata questa chiusura e voi l'avete vissuta come un abbandono. Può toccare la sfera degli affetti, quindi non è detto che riguardi necessariamente la sfera della coppia, può anche avere a che fare con una ferita antica da bambini, da fanciulli, oppure semplicemente ha ferito quel bambino, quella bambina interiore, così puri che tuttora in voi albergano, anche se sono nascosti in un angolino. Quindi, cosa sta per accadere? C'è il risveglio della passione, c'è il risveglio dell'amore. Non è una passione fine a se stessa, sta passando qualcosa davanti ai vostri occhi. Scusate se ogni tanto creo dei dittonghi strani e delle modulazioni strane della voce, però stavamo dicendo: qualcuno, qualcosa, una persona, un'occasione si sta presentando. Avete già notato questa persona e questa occasione e siete stati già per un po' e state già un po' sul chi va là e in attesa di capire. Non avete ben chiaro il piano d'azione perché non avete un piano d'azione. Una cosa è certa, dall'immobilità iniziale il contesto sembra favorirvi e chiamarvi anche ad un primo passo e a mettervi in mostra. Qui siete l'osservatore e non è detto che non siate stati, state viste, visti. Qui siete colui che osserva in maniera piuttosto diretta e anche l'atteggiamento, il linguaggio del corpo cambia notevolmente. Da un chi va là una mezza chiusura, perché in realtà non è una chiusura totale, a un'apertura.
a un voler, no, entrare nello spazio dell'altro. Quindi forse io ti ho osservato, ti ho osservata, ho aspettato, nessuno dei due ha superato il confine, non siamo in guerra assolutamente, ci stiamo rispettando come due educati vicini, però quasi quasi vengo a chiederti una tazzina di zucchero perché l'ho finito. Io prendo il caffè amaro, però non si sa mai, lo zucchero può sempre essere utile. Vediamo se dall'altra parte ci sarà comunque una risposta. Beh, vi siete proprio scelti. Allora, da me si dice scelti alla scifa, dove scifa credo sia un termine dialettale ed è praticamente il contenitore di legno, una specie di spianatoia, comunque con i bordi rialzati, dove le donne d'estate, quando preparano i pomodori, la passata di pomodoro, i vasetti, praticamente tagliano il pomodoro. Comunque un contenitore dove si mette qualcosa che va scelto, di solito qualche cosa di piccolo, legato alla terra, gli ortaggi. Quindi scelti vuol dire proprio in maniera accurata, tra tante possibilità, vi siete proprio trovati due individui, una donna ed un uomo, identici per quello che riguarda eventuale sofferenza legata ad un amore, una situazione del passato. Quindi c'è una tristezza di fondo che forse vi ha avvicinati, avvicinate, fate voi, prima ancora della curiosità, dell'attrazione e di una vera e propria conoscenza reciproca. Che forse nell'oggi ancora neanche c'è. Quindi potrei addirittura dire che in fondo l'altra persona forse ha sofferto anche, non dico un po' di più, ma probabilmente la sua sofferenza è un po' più recente. E la scelta di chiudersi rispetto a eventuali nuovi approcci e storie, beh, anche in questo caso è davvero una decisione consapevole. Però vediamo che cosa vi porta il futuro e poi cambiamo carte, perché quindi ci sono due individui che hanno iniziato stile diapason a risuonare, quindi in fondo semplicemente si è attivato un meccanismo contro il quale non possiamo fare nulla. Vediamo a cosa porterà, se si creerà un'armonia tra i due, una melodia, una musica, una danza, o se resterà tutto così e quindi ci sarà comunque un'energia favorevole, ma che non porterà a nulla. Ci possono essere dei contesti anche molto buoni che però restano così, contesti in potenza e non all'atto. Beh, no, invece qui qualcosina potrebbe venire fuori, ma allora diciamo che il contesto non vi è assolutamente ostile e si può creare una, direi, conoscenza, amicizia, ma non è sicuramente terreno fertile per partire in quarta con un discorso di sentimento. Quindi qui non è tanto il problema dell'attrazione fisica. Forse lì non ci sono in realtà ostacoli, ma è sul sentimento, è sull'andare al di là della facciata. Ora, la carta della falsità non vuole necessariamente dire avete dinanzi una persona falsa o voi sarete falsi rispetto a questa persona. Qui c'è un'apparente incomunicabilità, abbiamo il nostro uccellino, comunque il nostro messaggero alato, come il nostro Cupido, chiuso in una gabbietta a forma di casa, ha a che fare con il contesto della quotidianità, con le abitudini. E c'è quasi la percezione, no? Come se fossimo questi famosi due vicini che si stanno guardando negli occhi tipo preda-predatore. Per quanto poi magari alla fine il gatto in casa è talmente ben servito che non ha bisogno di mangiare un uccellino, ha altre cose, quindi non ha neppure appetito. Però in realtà questa carta che ha un 16 ci richiama la torre, anche questo piccolo elemento qui sotto, può più che altro far pensare ad un qualcosa che è crollato e che può essere però ricostruito, quindi non è una vera e propria distruzione, ma una trasformazione, sebbene all'inizio quello che voi, lui o lei mostrerete sarà una facciata diversa da ciò che sta dietro la facciata stessa. Però ripeto, quello che sta dietro non vuol dire necessariamente un qualcosa, non rappresenta necessariamente un qualcosa di peggiore rispetto alla facciata, solo un qualcosa di diverso. Allora, proviamo a fare questa domanda. A livello animico, proprio profondo, cosa ha iniziato a risuonare tra di voi? Che cosa si è risvegliato? Quale tipo di sentimento? Allora, sicuramente si è riattivato un vecchio ricordo che ha risvegliato una ferita antica, l'abbiamo detto. È un aggrapparsi al passato difficile da lasciare andare, questo passato per l'appunto.
Qual è l'errore grande nell'oggi? Probabilmente quello di non averlo messo dietro le spalle, anche se poi l'atteggiamento dei due personaggi è leggermente differente. Lui sembra avere questo fucile dietro le spalle, aver già superato un qualcosa. Lei la sua sofferenza l'ha dinanzi ed è chinata per il peso di questa sofferenza. Poi sappiate voi scegliere qual è il vostro ruolo fra questi due personaggi. Questo stesso passato, che in fondo è esperienza e quindi ha una sua dignità, pur nel dolore, non va abbandonato. Diciamo che la trasformazione della nostra torre che butta giù per risollevare e risollevarsi è solo nel modo. Allora, se si va a scuola portando tutti i libri sul davanti, tra le braccia, beh, è difficile muoversi. Pesano ancora di più che non nello zainetto dietro la schiena. Inoltre, nello zainetto dietro la schiena, voi riuscite a trasportare il vostro stesso passato ricollocandolo temporalmente al posto giusto. Quindi, sicuramente, è una sorta di causa dei passi che farete e quindi li determina. Se questo passato pesa molto, certo non vi metterete a correre. Però non avete la visuale, l'orizzonte coperta. La visuale nell'orizzonte coperta, coperto. Quindi potete spaziare verso le nuove opportunità che la vita vi mette dinanzi. Inoltre ci sono meno rischi circa il fatto di inciampare, cadere e farsi male. Quindi un passato può anche non far soffrire più se collocato, metabolizzato e compreso al posto giusto. Fa soffrire se noi lo rievochiamo costantemente nel presente e continuiamo, no, a rimanere lì in quella valle di lacrime. Vero che qualcuno può dire che è una valle di lacrime nella quale si piange bene, però vuol dire che il contesto è diventato un contesto tossico e anche una zona di comfort. Quindi questo blocco che blocca, che è fatto di tante bocche e tante parole, proprio la facciata di questo cubo, ecco, mettiamola dietro la schiena. Perché quello che non stiamo notando è che siamo circondate e circondati di stelle, quindi di elementi fissi che indicano un cammino che possiamo seguire senza paura di errore. E le stelle aiutano anche il naufrago che sa interpretarle, leggerle, a ritrovare la strada. Quindi, per quanto questo passato possa averci fatto soffrire, possa avervi fatto soffrire, nell'oggi non ha più un gran peso se non gliene date voi. Di conseguenza, riuscire a comprendere questa cosa, collocando il passato al giusto posto, vi porterà a trovare il coraggio di lasciare affiorare quelle possibilità latenti che sono seme in potenza, ma possono essere sentimento, fiore all'atto, una nuova primavera su un terreno, in un terreno che sembra all'apparenza arido, difficile, no? Da dissodare, non è così. Ci vuole il coraggio, la forza e anche il fatto di forzare un po' il contesto stesso. Ovviamente affioreranno innanzitutto i dubbi, e i dubbi legati all'amore. Abbiamo una margherita e il dubbio iniziale è nel mentre io ti guardo. Mi ama o non mi ama? Ora, non vogliamo correre subito al mi ama o non mi ama. Mi ha notato, notata, non mi ha notato. Mi pensa, non mi pensa. Ce la farò o non ce la farò? Ne vale la pena o non ne vale la pena? Beh, forse quest'ultima domanda non è proprio molto bella. Però direi che potete benissimo trovare modo, maniera e coraggio di tentare. Cosa vi porterà un tentativo del genere? Quindi non a cosa vi porterà, cosa porterà verso di voi? Allora, beh, sicuramente andrete a sfrondare il di più lasciando l'essenziale. E in questo sogno, se eliminiamo anche in questo momento altri interessi e altre passioni, abbiamo sé il sentimento, abbiamo una visualizzazione profonda di un desiderio che è un desiderio di vicinanza, di abbraccio, di contatto, di fisicità, una fisicità anche molto romantica, però all'atto pratico, colui o colei che deve agire per concretizzare questo contesto un po' onirico e un po' così nella nostra mente come idea perfetta, evidentemente di rapporto, un po' sorta di idea di amore platonico, però l'atteggiamento del corpo che deve agire è di resa, cioè come se una parte di voi avesse già iniziato a sognare e l'altra non si dà motivazione per agire. Ed è un peccato perché per legge di attrazione la visualizzazione ha un potere maggiore e ha potere in realtà solo se è in accordo non tanto con la razionalità e la fantasia, ma con la pancia, con il desiderio, con la vibrazione di quel qualcosa che ci spinge per appassionarci
appetito, bisogno raggiungere qualcosa che vogliamo. Perché il bello della legge di attrazione è che spesso noi sbagliamo ad interpretarla e pensiamo che la legge di attrazione, ben applicata, studiata, praticata, porti necessariamente l'oggetto verso di noi, quando in realtà spesso porta noi verso l'oggetto, solo che ci serve una sorta di scusa, motivazione, anche una sorta di piccola ossessione per metterci in movimento, il famoso anche combustibile di prima che è necessario. Provate ad aver fame, ma tanta fame di notte, a dirvi no, non vado in cucina. Vedrete come alla fine l'incontro tra voi e il cibo si darà, ma non perché il cibo ha raggiunto voi, ma perché quella famosa legge di attrazione ha messo innanzitutto in movimento voi, che poi all'atto pratico è il fine che conta, o meglio il risultato. E il mezzo è sempre una metà, quindi vuol dire che se desiderate qualcosa ardentemente, fate la vostra parte per andare a prendervela, quantomeno per tentare, non voglio dire afferrarla, rubarla, acciuffarla, ma almeno ponete la domanda. Magari sarà lei questa volta a raggiungervi. A cosa siete destinati e destinate al di là del vetro che stanno rompendo qui fuori dalla finestra? Beh, trovare la pace, la serenità. Quel famoso coraggio è necessario lasciar fiorire il chakra del vostro cuore, la guarigione da un dolore, una sofferenza, una ferita antica, una nuova primavera che non è assolutamente legata ad un'anagrafica, ma a uno stato interiore, uno stato dell'essere. Un equilibrio tra la mente e le passioni è proprio una guarigione a 360 gradi, possiamo intenderla così. Ora, la nostra curiosità. E poi vi lascio finalmente, non parlo troppo, nel mentre qui volano carte e noi le prendiamo tutte e tre. Più che altro, cosa vi sta preparando il futuro? Il terreno. Poi voi sarete seme in questo terreno e qualcosa verrà fuori. Potrete anche decidere di non lasciare che la vita vi deponga in quello stesso terreno, però vediamo le opportunità per il futuro, da qui ai prossimi mesi. Beh, io direi che iniziare con una carta che ci dà un contadino dinanzi una pianta che porta già frutto. E si sa che il 7 di Pentacoli parla di un lavoro manuale che sembra non dare soddisfazione, quando invece l'8 parla di un lavoro spirituale, ma adesso non lo abbiamo, che ci eleva. Qui i frutti già ci sono e non solo il terreno è fertile, ma qui dovete fare addirittura attenzione a ciò che seminate perché in un attimo si riproduce e se avete troppi frutti poi il lavoro sarà veramente ingente, la fatica, ma voi volete imbattervi, imbarcarvi, incontrarvi con questa nuova situazione che nel futuro vi sta già aspettando? Perché qui avrete il vostro risultato e sarà più che positivo, e avrete indietro molto più di quello che state immaginando nell'oggi, quindi preparate la schiena. Qui sembra quasi no che il contadino stia facendo un po' di stretching con la sua piccola, non so cosa sia, una piccola zappetta, non è una zappa, non è una vanga. Vabbè, è uno strano arnese per evidentemente dissodare la terra. E anche lui osserva, quindi chiedetevi semplicemente se avete voglia, volontà. E anche forza, curiosità e poi costanza e coerenza, perché questo è un qualcosa che una volta messo in atto, beh, richiederà anche del tempo e si proietterà proprio verso quel futuro che adesso voi potete osservare se mettete problemi non davanti così, ma dietro la schiena. Se ponete dietro la schiena i problemi, li trasformate in strumenti utili per un lavoro che porta ancora frutto, quindi il vostro passato in realtà è fondamentale. Di conseguenza, la capacità di saper mettere alle spalle questo passato, trasformandolo in strumento, legandolo come senso logico e come comunque conseguenza, causa effetto con il presente e con il futuro. Quindi in quella guarigione si allineano anche tre step: del passato, del futuro e del presente. Il passato con le passioni e anche il dolore e la gioia di quello che è stato. Quindi la quintessenza, la scrematura di ciò che avete vissuto, il presente con il cuore che fiorisce e che ispirerà i pensieri del futuro. Quindi cosa c'è? Fanciulle, qui sono carte strettamente legate proprio alla terra e a raccogliere questi frutti. Al momento siete entrambi, come nelle prime due carte, distanti fisicamente, però con il pensiero proiettati l'uno verso l'altra, ponderando e riflettendo circa la possibilità di mettervi in movimento. Chi di voi farà il primo passo? E qui rimane la nostra curiosità. Ah, fantastico. No, vabbè, io la voglio chiudere così. Perché
lasciando veramente aperta l'incognita di quello che accadrà, di ciò che accadrà. Però direi che al di là del significato letterale, se c'è un messaggio di fondo che le carte hanno voluto darci, e avete visto che queste tre si sono date davvero di prepotenza, sono saltate fuori dal mazzo e parlano tutte e tre di ciò che abbiamo detto con tante parole con le carte precedenti, è tutto qui. Mettere dietro le spalle quel fardello, portandolo a mo' di zaino, allora sì che possiamo incamminarci. E all'atto pratico lei attende lui. C'è la possibilità di questo incontro? Io non tiro un'altra carta, aspetto i vostri commenti. Poi magari domani il messaggio continuerà un po' sulla scia di quello che abbiamo visto oggi. Lasciamo che siano le carte di volta in volta a svelarci la puntata nuova, di modo che anche noi si possa effettivamente fantasticare sul nostro ruolo di protagonisti, coprotagonisti, comparse, chi lo sa. Fatemi sapere. Bacio e alla prossima.